Grande gioia ed è un riconoscimento che prima di arrivare a chiunque altro deve arrivare a tutta la popolazione dei nostri lavoratori che ha lavorato sul territorio in maniera instancabile. È riuscita a raggiungere le popolazioni più lontane, non temendo le giornate di freddo così come le giornate di caldo. Abbiamo iniziato nel maggio del 2021, abbiamo raggiunto tutti i comuni e sono state importanti tutte le risorse che sono state impiegate in questa attività. Era importante l'elettricista, era importante l'autista, così come sono stati importanti anche figure primariato, persone che hanno in questo momento, come posso dire, tolto la loro veste organizzativa per calarsi nel bisogno della gente. Penso che questi medici abbiano vissuto e questi operatori sanitari abbiano vissuto fino in fondo la loro funzione. È stata una serata importantissima, molto piacevole, di soddisfazione anche perché è stato il momento in cui abbiamo reso onore alle eccellenze della sanità siciliana, abbiamo riconosciuto i meriti di tanti operatori che hanno profuso il loro impegno a favore dei cittadini siciliani e hanno cercato di fare qualcosa di più dell'ordinario compitino, sperimentando nuove pratiche, nuove PDTA, nuove attività che devono diventare patrimonio comune di tutti, non solo di quelli che per primi le hanno messe in pratica, ma devono essere messe in condivisione con tutte le altre aziende. C'è stata molta competitività, molto amore per il proprio lavoro, ci sono stati alcuni passaggi di assoluta eccellenza, penso al premio che ho, alla menzione speciale che ho conferito io relativa al primo trapianto di utero e successiva inseminazione artificiale e parto sempre dallo stesso paziente che rappresenta probabilmente un unicum in Italia, uno dei primi casi nel mondo. Questo ci riempie di gioia, assieme al fatto che sono state sperimentate delle nuove forme di medicina di prossimità che saranno la sfida dei prossimi anni attraverso l'attuazione di quelle che sono le linee guida del PNRR in sanità.